Eccoci allora con coach Claudio Basso, Messina, Mondovì è finita 3-1 per la formazione siciliana. Quello che c'è di buono, che ci si può portare a casa sicuramente, che si è visto qualcosa dal punto di vista del gioco, una tranche agonistica che magari in tante altre occasioni era mancata, e poi anche delle buone fasi difensive che hanno reso ostica se non altro l'impresa e l'avversario. Sì, abbiamo aumentato un pochino il livello di gioco e siamo durati di più a livello di intensità, questo ce lo dobbiamo portare dietro sicuramente, non ci basta perché non ci basta per raccogliere dei punti. Credo che il nostro livello di gioco debba essere, deve aumentare ogni volta, perché è troppo importante per noi rimanere sempre agganciati, rimanere sempre attenti e allo stesso modo metterci la stessa aggressività che abbiamo avuto oggi per quasi tutta la partita. Una Mondovì, comunque lo dicevamo in crescendo, tante volte è mancato fino a questo momento la parte quella proprio agonistica, se così vogliamo dire, delle ragazze, cosa che invece c'è stata in questa partita. Un altro set portato a casa, ancora poco, ma probabilmente l'avversario non era forse dei migliori, insomma, per poter magari sperare di portare via qualche punticino. Sì, anche se gli avversari migliori non so quali sono in questo girone per prendere i punti, però perché sempre ogni volta è complicato e per una serie di motivi diversi, ma noi dobbiamo lavorare più su noi stessi, e la strada del meno errore gratuito e un pochino più di intensità e di aggressività la stiamo percorrendo a tratti nel modo giusto. Dobbiamo fare in modo che questo duri per non solo parti di set o un set e mezzo o due set, per ora non basta. Non basta, come magari non basta neanche il tempo, ce lo siamo detti in più di un'occasione, una squadra giovane che ha bisogno tanto e tanto di lavorare, i risultati, i primi frutti si cominciano a vedere, giusto non mollare, continuare così dalla prossima gara che sarà poi la trasferta a Costa Volpino. Per avere la consapevolezza di poter giocare sempre con tutti e di poter stare sempre in linea con tutti, arriva giocando queste partite qua, dove ci dobbiamo portare dietro il fatto che non ci basta l'intensità che abbiamo avuto fino ad ora e che la dobbiamo aumentare. Sicuramente l'esperienza di queste partite giocate qua ci permette di cercare di allungare questa durata sulla performance secca, diciamo.